per cortesia un chiarimento sui tempi di attesa quando lei fa domande, che siano aperte, chiuse o doppie, quanto e soprattutto come decide quanto e come aspettare, perché ho visto dei commenti di vicino all'imbarazzo, come lei si digestisce, come si procede a gestire. No, ma metti il pubblico a te. E finiti. Vedete, Cicerone, maestro di retorica, insegnava che tu devi creare sempre uno spazio di vuoto che viene riempito dall'emozione. Guai se tu lo calpesti. Prima di lui, Giorgio, il più grande dei sofisti, diceva: ogni volta che tu vuoi presentare un argomento importante, devi cominciarlo con due silenzi. Un silenzio prima che crea aspettativa, un silenzio dopo che crea l'effetto eco di quello che tu hai detto. Ora, quando si lavora con una persona, queste indicazioni di retorica diventano ancora più importanti, perché sono dei momenti emozionali intensi dove tu devi dare spazio all'emozione della persona di fluire. Se tu intervieni non glielo permetti, metti un tappo a una cosa che ha bisogno di uscire, e quindi lì devi avere la sensibilità di dare questo spazio a farmi fluire quell'emozione, e lì il tempo si può anche prolungare di più finché non l'ha fatto. Prima avete visto, sono stati dei spazi di silenzio prolungati, ma perché la persona cercava qualcosa che non trovava. Quel silenzio è stato un migliore di qualunque spiegazione, perché lei ha toccato con mano che non trovava, che era difficile dare un senso a quello che doveva spiegare, e che più lo cercava meno lo trovava, e quindi ha rimesso in discussione che fosse possibile trovarlo. Questo silenzio è stato molto più importante di ridefinire con lei: guarda, non lo trovi che non c'è. Pascal, il più grande tra i persuasori della storia, ma lui dice: chi si persuade da solo si persuade prima e meglio. Ma questo non vuol dire che dobbiamo evitare di persuaderlo, dobbiamo proporgli domande. Dobbiamo dargli indietro delle cose che facciano in modo che ci arrivi lui, senza che tu glielo dica prima. Nell'antica Cina, i saggi strateghi, che erano studenti dell'imperatore, del regno del tempo, dei regni combattenti, per una tradizione cinese, mai potevano dire al re o tantomeno all'imperatore qualcosa che lui non avesse già intuito, perché era mancanza di rispetto e gli veniva tagliata la testa. Quindi erano diventati bravissimi a rispondere in modo da indurre l'imperatore, il re, a scoprire la cosa in modo che ci fosse arrivato lui e che mai potesse accusarmi: ti sei sostituito a me. Questa fa parte dell'arte retorica, terapeutica, di comunicazione.